Gentilissimi sportivi, riprendiamo la linea dallo stadio Felice Squitieri di Sarno. Sta per cominciare il secondo tempo della gara tra Battipagliese e Ippogrifo. Il primo tempo si è concluso con la Battipagliese in vantaggio per 1-0. Il gol di Daniel Annibal Montaldi al 25esimo minuto. Tra il primo e il secondo tempo è cominciato anche a piovere qui a Sarno e gli sportivi di Sarno hanno esposto uno striscione lì in tribuna centrale, davvero di cattivo gusto. Pronto il secondo tempo, Battipagliese che attaccherà da destra verso sinistra. Rispetto ai vostri teleschermi non sembrano essere cambiate i 22 in campo, quindi possiamo rileggere le due formazioni. Ippogrifo in campo con Polverino, Manda, D'Urso, Villacaro di vicino, Foti, Ranieri, Logoruso, Squitieri, D'Avanzo e Persichino. La Battipagliese risponde con Caputo, Pastore, Montano, Fioraso, Chiagano, Coppola, Cantile, Funes, Montaldi, Passarella e Branichi. Battipagliese che propone in avanti i gemelli del gol, Branichi e Montaldi, proprio Montaldi, lo ripetiamo, è colui il quale sta decidendo questo incontro. Il primo tempo di Forza e Coraggio Irpina è terminato sul risultato di 0-0, risultato che fa davvero molto piacere alla Battipagliese. Se così dovesse finire, Battipagliese si avvicinerebbe ancora di più alla vetta. Calcio di punizione per l'Ippogrifo, nel frattempo è passato poco meno di un minuto, quindi possiamo già rientrare in cronaca diretta. Pallone di ritorno di Logoluso per Persichino, troppo profondo, rimessa dal fondo per la Battipagliese. Certo è che questa pioggia creerà non pochi problemi al terreno di gioco, che potrà diventare ancora più scivoloso di com'era nel primo tempo. Due gli ammoniti finora, Fioraso e Di Vicino, 3-0 il conto degli calci d'angolo a favore della Battipagliese e Zebrette nel conto delle occasioni da rete nei primi 45 minuti, molto più pericolosa rispetto ai padroni di casa. Montaldi ha preso una bella gomitata adesso da Di Vicino, va a chiedere scusa, è già ammonito Di Vicino, quindi sa di doversi comportare in modo retto e corretto. Calcio di punizione per la Battipagliese. Felice Pastore sul punto di battuta, tocco sotto a cercare Montaldi, la sua sponda per Branichi, in aria ci mette il piedino il polacco che poi si perde nel momento più bello, anticipato da Manda. Riparte l'Ippogrifo, Logoluso è D'Avanzo adesso che rincula, tocca dietro per Manda, lungolinea per Ranieri, centralmente per Logoluso, gioca a memoria l'Ippogrifo, cambia gioco D'Avanzo, c'è Pastore ben appostato, il suo rilancio però è preda di Foti. Poi Persichino, palla sul sinistro, conclusione, Caputo si accartoccia e blocca questo diagonale dopo appena due minuti. Quindi segniamo la nostra prima occasione da gol abbastanza pericolosa in questo secondo tempo con Persichino. Ora è Branichi sulla tre quarti di metà campo dell'Ippogrifo, protegge palla con il corpo, si è sganciato Gantile, la palla è nello spazio per lui, ma anticipato però il classe 90 da D'Urso. Poi riparte l'Ippogrifo, Persichino dentro per Squitieri, attenzione con i piedi Caputo, la palla rimane lì, Ranieri con il sinistro ci mette la testa, Montano in calcio d'angolo, provvidenziale Montano con la testa, ma bravo anche Caputo a scegliere il tempo giusto per anticipare con i piedi Squitieri. Sarà un inizio di secondo tempo, perlomeno i primi 15 minuti di fuoco. L'Ippogrifo vorrà giustamente rimediare al gol di svantaggio e l'inizio sembra essere propositivo per la squadra di Rosolino. Dalla bandierina va Ranieri, nugolo di uomini in aria, Ranieri palla dentro, anzi sfiora solamente Coppola e palla che termina direttamente sul fondo, nessun problema per Carmine Caputo, lo ripetiamo, bravo in questi tre minuti del secondo tempo, prima sul diagonale di Persichino, adesso in questa uscita bassa con i piedi su Ranieri, davvero provvidenziale. Alle spalle di Caputo, come potete vedere voi amici a casa, c'è Alberico Guariglia che si scalda e dà anche qualche indicazione da uomo esperto e di spogliatoio qual è a Caputo. 3 minuti 55 secondi, Battipagliese 1, Ippogrifo 0, Fioraso spizza per Branichi, allontana Villacaro, arriva il rimorchio Funes, la ributta dentro, troppo profonda però per Montaldi, non ha problemi Polverino a raccogliere il pallone con le mani e poi a effettuare il rilancio con i piedi. C'è Cantile anticipato, poi bene D'Avanzo a sinistra per Persichino, palla troppo profonda però, rimessa laterale per la Battipagliese, deve essere brava in questo frangente, perlomeno in questi primi minuti, ad addormentare un po' il fuoco che arde
nei calciatori dell'Ippogrifo. Ora Villacaro e Montaldi, attenzione Montaldi, la palla è lì, Passarella viene anticipato all'ultimo istante, ancora una volta Villacaro e Polverino stavano per combinare l'ennesima frittata e Villacaro a muso duro è andato a parlare dalle parti di Polverino, è rimasto a terra anche Montaldi, strattonato da un avversario. Ma Battipagliese come sempre con Montaldi davvero imprevedibile, anche il più facile dei retropassaggi può diventare pericoloso. E a terra l'argentino, finora decide l'incontro. Nulla di grave sicuramente per lui, mentre mister Turco ha mandato a riscaldare tutti i componenti della panchina, eccezione fatta per Cirillo, il dodicesimo. Il gioco riprende con una rimessa con le mani per la Battipagliese, Montano, Branichi, poi Fioraso, la ributta lì, allontana Villacaro, raccoglie d'avanzo, di prima, gira, cercare Ranieri, parla che schizza però sull'erba sintetica e termina fuori. Sta tenendo botta bene la Battipagliese in questi primi minuti, siamo arrivati al sesto, 1-0 per le zebrette. Montano con le mani, Branichi fa proseguire per Passarella, anticipato però da di vicino, poi palla dentro Montaldi che però è in posizione irregolare, giusta la segnalazione del signor Manzi di Napoli. Calcio di punizione quindi per l'Ippogrifo che sembra aver cominciato la ripresa con una difesa davvero molto alta. Vediamo se Montaldi sarà bravo ad approfittarne in velocità. Proprio l'argentino indirizza il pallone per Branichi, ma esce dal blocco Villacaro, anticipato poi alla fine da Funes. Passarella prova a sfondare sulla sinistra, con troppa debolezza però va il classe 89. È bravo poi a recuperare un pallone con l'aiuto anche di Montaldi. Tutto regolare, si fa sfilare il pallone da un avversario, Ranieri cambia gioco dall'altra parte a cercare Persichino. Lo stop è delizioso, mette a terra Persichino, punta Pastore. Pastore però va a dargli fastidio, arriva anche Cantile ad aiutare il compagno di squadra, c'è rimessa laterale per l'Ippogrifo Sarno in zona d'attacco. Palla a cercare Persichino, esce Coppola che subisce fallo da Persichino. Calcio di punizione per la Battipagliese. Enorme esperienza di Coppola, ha messo praticamente la coscia davanti, già sapendo che su quella coscia sarebbe finito il piede di Persichino. Calcio di punizione per la Battipagliese quando siamo arrivati al settimo minuto, 20 secondi. Continua a rimanere lì quello squallido striscione. La polizia, forse il commissario di campo, qualcuno farebbe bene forse a farlo togliere. Davvero di pessimo gusto, al di là della rivalità presente tuttavia tra le due tifoserie, sembra essere davvero squallido questo striscione che è stato esposto in tribuna. Sarnese, Ippogrifo Sarno allora che si propone ancora con d'avanzo, ma c'è Fioraso che fa buona guardia, allontana alzando un campanile, è in anticipo di vicino, prolunga poi ancora per d'avanzo, attenzione nello spazio si propone il numero 10 dell'Ippogrifo, prova la conclusione, Squitieri è lì, mette dentro, palla, azione regolare, segna Squitieri all'ottavo, tiro di d'avanzo, forse c'era un fuorigioco qui. Infatti vanno a dire proprio questo al secondo assistente, preso di controtempo Squitieri a Caputo, vanno a chiedere spiegazioni al secondo assistente, insomma qualche dubbio c'è, è pronto Piscopo al suo esordio. Ha pareggiato l'Ippogrifo allora qui allo Squitieri, sapevamo che questi primi 15 minuti sarebbero stati di fuoco. Ora sulle ali dell'entusiasmo l'Ippogrifo può e vuole dare fastidio a questa Battipagliese. Montano, cercare Branichi, commesso fallo il polacco. Sta per fare il suo esordio Piscopo allora. È proprio il suo momento, dovrebbe andare fuori Passarella, infatti così è. L'esordio del classe 90 prelevato dalla Turris in settimana, se ne parla un gran bene di questo ragazzo, è una gara delicata sicuro per fare il suo esordio, ma
ha le caratteristiche e la grinta giusta per poter fare la differenza. E allora lo conosciamo, Michelangelo Piscopo. Cantile allontana dalle parti di Montaldi, prova ad aggirare l'avversario, forse commette fallo, infatti così è, ha strattonato Villacaro. Calcio di punizione per l'Ippogrifo Sarno. Villacaro tocca a sinistra per D'Urso, poi raccoglie Logoluso, aggira Funes, anche Fioraso apre a sinistra, forse c'è fuorigioco di rientro di Ranieri, lascia proseguire il secondo assistente, cambia da quest'altra parte Ranieri, ancora a cercare Persichino, c'è il ritorno di Cantile, poi Funes con una mano, Persichino continua a palleggiare, poi se ne va via sulla corsia mancina, supera anche Pastore, zona cross, l'effettua, palla dentro la testa di Chiagano, ma c'è la posizione irregolare di Squitieri. Imperdonabile la svista del direttore di gara, due volte consecutive Persichino ha palleggiato con la mano. Ha smesso di piovere qui allo Squitieri, ma si accendono gli animi. Montano dentro per Montaldi, posizione irregolare però dell'argentino, ci deve provare la Battipagliese a rimettere di nuovo il muso in avanti. E Villacaro sul punto di battuta, 10 minuti 52 secondi, 1-1 qui a Sarno. Palla che sfila, Caputo la raccoglie, al rilancio a cercare Branichi, lotta con Villacaro, tocca per Di Vicino, palla lunga per D'Avanzo, la testa di Pastore, in due tempi allontana, ancora un campanile, Pastore ancora a vincerlo questo duello aereo, ma è l'Ippogrifo che si propone ancora con Persichino sulla sinistra. Il suo cross al centro, Coppola ci mette la testa, poi raccoglie Funes, tocca per Cantile, palla dentro a cercare Branichi, c'è l'anticipo di Villacaro, raccoglie Logoluso, sbaglia il passaggio centrale, Chiagano sbaglia a sua volta, Cantile prova a recuperare, ce la fa questo pallone, poi Funes dentro per Montaldi, nello spazio per Branichi che però è in posizione irregolare, dice di no Montaldi. Insomma, c'è più di qualche dubbio. Calcio di punizione per l'Ippogrifo. 12 minuti al nostro cronometro. 1-1 il parziale. Si infiammano gli animi. Rosolino, con un po' troppa veemenza, va a dare indicazioni a D'Urso. Fa la stessa cosa anche per Turco. Battuto il calcio di punizione, Villacaro. Chiude Fioraso in un primo momento, ma è ancora D'Avanzo a raccogliere palla, cambia gioco da quest'altra parte, irraggiungibile il pallone però per Ranieri, e Montano è pronto con le mani. Piscopo ancora deve toccare un pallone, vediamo se ce la fa in questa azione. Branichi anticipato da Villacaro, eccolo qui Piscopo, lascia l'incombenza della battuta a Montano, palla per Branichi, lascia sfilare per Montaldi, dentro per Piscopo, va a duellare con Manda. Ha commesso fallo Manda, anzi no, chiedo scusa, c'è rimessa laterale sul proseguo dell'azione. Montano con le mani, cercare proprio Piscopo dal limite, scarica dietro per Montano, zona cross, l'effetto è proprio sulle mani però di Polverino, in due tempi blocca il classe 90 dell'Ippogrifo. Rilancio che supera il centrocampo, poi Coppola di testa, non bene, e allora Persichino fa movimento Squitieri, anticipato però da Chiagano, poi Fioraso non sa cosa fare, a chi dare questo pallone, si sgancia Pastore, ancora Fioraso, ha lo spazio per rilanciare, non bene però sul corpo di Foti, palla sul fondo, aumentano il riscaldamento Tulimieri e Gatta alle spalle della porta di Caputo. Cambiano gli esterni, mister Turco, va a destra Piscopo e a sinistra Cantile, vediamo se è questa la mossa giusta. Branichi con il petto, si sgancia Piscopo, Branichi, palla dentro, prova a cercare Piscopo, troppo profonda però, la raccoglie Polverino senza problemi. Va a rilancio Piscopo, palla che supera il centrocampo. Squitieri spizza ma non indirizza il pallone dalle parti di D'Avanzo, e allora Caputo può raccoglierlo senza problemi. Il rilancio di Caputo, parte di Montaldi anticipato però da Di Vicino,
Poi Pensichino per Logoluso. C'è il pressing di Piscopo, è costretto a rinculare Logoluso. Scarica su D'Urso il suo rilancio, è preda però di Chiagano. Indirizza il pallone dalle parti di Cantile. Alza la testa Cantile. Palla dentro per Branichi, posizione regolare. È in anticipo però Polverino, che con gesti tecnici un po' imbarazzanti a questo classe 90, in più di una circostanza ha dei problemi davvero nelle uscite soprattutto. Dovrebbe scoccare anche l'ora di Gismondo Gatta. Nel frattempo Montano per Fioraso, è chiuso da tre avversari, lascia giocare il direttore di gara Foti. Tocca per Persichino, va in contropiede l'Ippogrifo, lo rincorre Episcopo, va Persichino, il cross al centro d'avanzo, ci mette la testa Montano in calcio d'angolo, il secondo per l'Ippogrifo. Dalla bandierina è Logoluso, in aria qualche uomo libero, attenzione, lo tocco vicino con D'Avanzo, ancora Persichino, palla dentro, lascia giocare il direttore di gara, tocco forse col braccio di Fioraso, data involontaria però, palla centrale per Montaldi, c'è Piscopo tutto solo, arriva anche Pastore, lo aggira Piscopo, si accentra Pastore, palla dentro Coppola, è lì posizione irregolare però. Fuori gioco sanzionato a Maurizio Coppola, non si può parlare nemmeno di gol annullato. Sbaglia il rilancio Polverino, vedete un po' questo ragazzo è davvero imbarazzante un po'. Pastore, palla lunga a cercare Branichi di vicino, arriva rimorchio Montaldi, può provare il destro, raso terra che termina fuori però, era fuori dai pali Polverino. Suona la carica Montano, uno degli ultimi arrivati in casa bianconera, deve essere attaccato questo Ippogrifo perché ha davvero dei punti deboli come i due esterni difensivi e il portiere. Fioraso di testa, si intromette Piscopo, se ne va via Piscopo sulla sinistra in aria, Piscopo dietro al rimorchio, c'è Fioraso, il sinistro contratto però da Villacaro, poi arriva Montaldi, la palla è lì, Cantile, Branichi ancora e la parata però, la parata di Polverino allontana poi di vicino, Chiagano raccoglie, va via, attenzione però Logoluso dall'altra parte, Persichino, pericoloso l'Ippogrifo con Persichino, palla dentro, Squitieri a vuoto, Montano allontana, non bene però, dal limite ancora Logoluso, palla alta sopra la traversa, ma Branichi ha mangiato un gol davvero già fatto, miracolo di Polverino. Era l'occasione buona questa. Non cambia il parziale, 1-1, 18 minuti al nostro cronometro. Caputo al rilancio dalle parti di Montaldi, spizza per Piscopo, anticipato da Logoluso, poi Persichino. Montaldi va a dar fastidio, rimessa laterale per l'Ippogrifo. Con le mani è D'Urso, anticipo pulito e bello di Chiagano. Logoluso è solo Ranieri di qua. Montano va a fronteggiarlo, sfila via il pallone, rimessa laterale per l'Abbati Pagliese. Rimasto anche dolorante Chiagano nell'intervento aereo precedente, ma si rimurgine e si pensa al miracolo di Polverino, a metà da definire un miracolo di Polverino e un erroraccio di Branichi. Abbiamo scoperto che oggi è San Daniele, quindi questi fuochi che sentite saranno per festeggiare il santo patrono di qualche paesino qui nei dintorni di Sarno. Tutto ok per Chiagano. Rimessa con le mani per l'Abbati Pagliese, Montano per Funes, al tempo di ragionare.
Si è sganciato Montaldi, tocca vicino per Cantile, palla sotto per Piscopo, anticipato però, poi ancora Cantile, rimessa laterale per la Battipagliese. C'è il cambio però al 19esimo, va dentro Gatta e fuori Fioraso. 3 fischi degli sportivi di Sarno. L'esordio allora anche di Gatta, tutti e 3 in campo i nuovi acquisti della Battipagliese, Montano, Gatta e Piscopo. Speriamo possa arrivare da loro la verve giusta per cambiare volto a questa gara. Si deve ripetere la rimessa laterale per la Battipagliese. Allontana adesso D'Urso le parti di Gatta, di testa a cercare Piscopo, anticipato da Logoluso, tocca a sinistra per D'Urso, prova ad andare via in velocità, lo insegue Piscopo, palla dentro, esce dal blocco Coppola, mantiene il pallone in campo per Sichino, dietro per Logoluso, il taglio per Ranieri, Montano di testa si appoggia senza problemi per Caputo. Palla lunga per Montaldi, la testa di Manda, poi Logoluso, ancora Manda, Ranieri raccoglie Gatta a centrocampo, si fa sfilare il pallone da Foti, Squitieri sbaglia il passaggio centrale per Persichino, Caputo senza problemi può raccogliere il pallone con qualche problema, va al rilancio Caputo dalle parti di Piscopo, la testa è di D'Urso, palla fuori, rimessa laterale per la Battipagliese. Pastore con le mani, cercare Branichi, la testa ancora di D'Urso, raccoglie Logoluso, allontana Squitieri, anticipato da Coppola, e allora Montano può ragionare la Battipagliese. Montano tocco sotto a cercare Branichi, anticipato però, poi arriva Funes a rimorchio, tocca a sinistra per Cantile, tutto solo, può effettuare il cross, lo fa, contrato a Ranieri, rimessa laterale per la Battipagliese. Montano, arriva Chiagano a dare una mano, tocca dietro per Gatta, tocco sotto, anticipato Cantile da D'Urso, ma era in posizione irregolare Cantile, e quindi calcio di punizione per l'Ippogrifo. Siamo arrivati al 22esimo, c'è un cambio anche per i locali, anzi sono 2 i cambi. Esce il numero 9 Squitieri, autore del gol, ed entra il numero 18 Castaldi, anche lui uno degli ultimi acquisti insieme a Foti. Entra anche il numero 14 Vitagliano. Al posto del numero 6 Foti. Tra gli applausi esce Squitieri, un po' l'idolo. ...23 minuti... ...il gioco riprende con una rimessa laterale per la Battipagliese in zona difensiva, Montano con le mani... cercare Montaldi, si strattona con un avversario, vanno giù entrambi, ha commesso fallo Montaldi secondo il direttore di gara, calcio di punizione per l'Ippogrifo, Logoluso sul punto di battuta. Va Logoluso, palla bassa, Chiagano non benissimo, Pastore prolunga, raccoglie Castaldi, zona cross, attenzione, punta Pastore, lo ferma bene, poi Piscopo, però a ripartire la Battipagliese, Funes si accentra, gira a sinistra per Montano, sale la Battipagliese, centralmente ancora per Funes, in due tempi non riesce a servire il compagno di squadra, allora Logoluso gli leva il pallone, sale per Sichino, palla dentro per D'Avanzo, troppo profonda, Caputo non ha problemi.
va Caputo al rilancio, le parti di Branichi tutto solo, col petto, smorza per Piscopo, prova ad accentrarsi, fa un gioco di gambe, poi alla fine si imbroglia lui stesso, regala il pallone all'Ippogrifo, va per Sechino sulla sinistra, punta ancora una volta Pastore, lo ferma alla grande Felice Pastore, supera anche D'Avanzo, subisce fallo Pastore, lo strattone, c'è il giallo per D'Avanzo, giusto il giallo per D'Avanzo che protesta anche. Calcio di punizione affidato ai piedi di Coppola. Continuano i festeggiamenti qui in città. Allo Scutieri invece 1-1 il parziale. Coppola, tocco sotto dalle parti di Piscopo, si strattona con un avversario, alla fine commette fallo. Calcio di punizione per l'Ippogrifo. Di vicino. Palla per Sechino, centralmente per D'Avanzo, dietro per D'Urso, prova ad accentrarsi, Piscopo ci mette il piede, ancora D'Urso, rimessa laterale per l'Ippogrifo, D'Urso per D'Avanzo, poi Gatta sbaglia il gioco di gambe, lo sbaglia anche per Sechino e va via Piscopo sulla destra, è solo però lungolinea contratto da Logoluso in rimessa laterale, Pastore, palla per Gatta, dietro per Pastore, palla dentro, anticipato però Branichi, poi esce Montano, tocca per Funes, subisce fallo, calcio di punizione per l'Abbati Pagliese, Funes per Montano, dentro per Montaldi, ancora Montano, poi Funes, Gatta, ancora Funes, poi Piscopo, zona cross, si ferma. Ancora un dribbling di troppo di Piscopo, gli rubano il pallone per Sechino, centralmente per Logoluso, tocco sotto per Castaldi, scambiano i due, ancora Logoluso, apre a destra per Ranieri, cross basso, allontana Chiagano, accoglie Funes, poi Cantile, di prima il lancio a cercare Montaldi, esce il portiere con qualche brivido di troppo, raccoglie il pallone, va subito al rilancio Castaldi, non benissimo per D'Avanzo, poi Logoluso, è un po' ferma la Abbati Pagliese, destra per Manda, sbaglia il passaggio per Ranieri, crampi per Manda, e a terra Manda, sembrerebbe tutto ok, il direttore di gara non dà il permesso ai sanitari di entrare, ancora a terra Manda. Vanno a chiacchierare, Chiagano va a chiedere di portarlo fuori, siamo lì a due passi, ora c'è bisogno del cambio però per Manda, non ce la fa, quindi al 29esimo va fuori Manda. Branichi prova ad andare via sulla sinistra, rimessa laterale per l'Abbati Pagliese, palla dentro per Montaldi, in aria da solo Montaldi, il tocco sotto, il gol! E il gol dell'Abbati Pagliese, l'argentino Montaldi e Pociomani ancora,
2-1 per la Battipagliese, la furbizia di Branichi e poi il dentro per Montaldi, 2-1 per la Battipagliese. Chiedevano il cambio i calciatori dell'Ippogrifo, adesso vanno ad accerchiare il direttore di gara. Branichi incita gli accreditati della Battipagliese, grande Branichi, il cuore del polacco. 2-1 per la Battipagliese, Rosolino è infuriato come un animale dall'altra parte. 2-1 per la Battipagliese alla mezz'ora, è la furbizia della grande squadra questa. È la furbizia della grande squadra. Mezz'ora, Battipagliese 2, Ippogrifo 1, ma Ippogrifo imbestialito. Imbestialito l'Ippogrifo, vanno ad accerchiare il direttore di gara e anche il guardalinee. Forse volevano il cambio, ma il gioco è proseguito. C'era l'ok. Ha annullato il gol, non capisco cosa è successo. Ma cosa è possibile? Come si fa ad annullare così? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando davvero? Chiagano imbufalito, lui è un tipo tranquillissimo, l'hanno fatto davvero imbestialire. Non si fa però così. Ora vanno a muso duro, qualche ceffone volato. Davvero inspiegabile quello che sta accadendo. Noi riprendiamo tutto. Ma è davvero impressionante. E questo era gol, non capisco perché. Come si fanno a cambiare le carte in tavola? Entra anche il commissario di campo. Come si fa a fare una cosa del genere? Ditemi voi se questo è pallone, stiamo giocando a calcio o a cosa? Allora mettiamoci a tavolino e decidiamo le partite, allora poi sì che si possono svolgere i campionati. Voi davvero, è una cosa indescrivibile, è una cosa davvero indescrivibile. Cosa sta accadendo? Il gol della Battipagliese in un modo così tranquillo, adesso cosa c'entra questa sostituzione? Il gioco non era fermo, ha lasciato proseguire il direttore di gara. In campo c'è il commissario, ancora. Mettiamoci a tavolino e decidiamo le cose, adesso c'è questa sostituzione improvvisata. È entrato non so chi. Ha annullato il gol, ma in una maniera davvero indescrivibile, mai vista una cosa del genere. Stiamo scherzando o cosa? Dite che siamo su scherzi a parte, forse è meglio, si è imbestialito anche il massaggiatore Pasquale Leonardo. Ma sono cose davvero dell'altro mondo. È entrato nel frattempo Pozziello per prendere il posto di Manda. Ma era un cambio che, sì, era nell'area, ma il direttore di gara non aveva dato l'ok per effettuarlo. Adesso vorrei vedere da come riprenderà il gioco, perché stiamo scherzando davvero. Stiamo scherzando cosa? Le immagini ci sono. Con la società forse li manderemo a chi di dovere, perché è davvero impressionante. Adesso il gioco riprende con questa rimessa laterale. Dai, davvero indescrivibile. In tutto questo siamo al 33esimo. Gatta. È ripreso il gioco, ma i pensieri davvero sono tanti. Montano, Gatta, Cantile per Gatta. Rimessa laterale per la Battipagliese in zona d'attacco. Cantile dentro per Montaldi. La girata, Piscopo ancora lì. Siamo dall'altra parte, Gatta. Branichi dal limite. Cerca il varco, Piscopo anticipato, Funes anche a sua volta anticipato ad avanzo, si allunga il pallone fuori, rimessa laterale. E allora 1-1, allora dobbiamo riaggiornare di nuovo il parziale. Pastore, Branichi prolunga per Montaldi,
in aria, viene messo giù, lascia giocare il direttore di gara che è un po' nel pallone. Caputo. 34 minuti al nostro cronometro, 1-1 allora il parziale. Caputo per Branichi, a sponda per Montaldi, prova a dar fastidio a Polverino che in due tempi blocca il pallone. Al rilancio di Polverino, Pastore di testa, palla fuori, rimessa laterale. E allora è questo Pozziello che è entrato con le mani, Pastore, Funes. Adesso ci vuole la grinta della grande squadra che è arrabbiata e vuole vincere questa gara. Montaldi in due tempi riesce, forse no, c'è il ritorno di Ranieri che allontana in rimessa laterale. E allora ci vuole la grande squadra adesso. Mattivese che gioca in 14 contro, incluso la terna arbitrale. Pastore, lungolina per Piscopo, a spazio Piscopo, il suo cross basso, Branichi anticipato, allontana, c'è Funes dai 30 metri, prova ad accentrarsi, gli ruba il pallone Ranieri, tocca a sinistra per Sichino, il cambio per D'Avanzo, Chiagano di testa, tocca per Caputo. Caputo al rilancio, rilancio non preciso, la testa è di Pozziello, poi Pastore. Branichi protegge palla, dentro per Montaldi, va a duellare con Villacaro, Polverino esce in presa bassa, allontana non benissimo, Piscopo a dar fastidio ma ancora l'ippogrifo a manovrare, Cantile, Branichi ruba palla, commette fallo forse Branichi, questa sì, gamba tesa. Adesso c'è un altro crampo a terra. Di vicino a terra. Trentasei minuti, 1-1 il parziale. È pronto anche Guariglia a entrare. Vediamo se si gioca le tre punte, mister Turco. Mai vista davvero una cosa del genere. È inutile, inutile, ma il pensiero va sempre lì. Persichino, gli ruba palla Pastore, chiama palla a Branichi, in due a chiuderlo, Montaldi, Logoluso lo anticipa, allontana poi Pozziello dalle parti di Caputo, tocca per Chiagano, sciabolata a cercare Branichi, è buona, lo stop non è perfetto. Gli leva il pallone un avversario, poi Ranieri prova ad andare via, Funes lo contrae. È pronto Guariglia, va fuori Montaldi, decisione che lascia il tempo che trova sinceramente. Va dentro Guariglia su questo campo in coppa, ha già segnato. Montano subisce fallo, calcio di punizione per l'Abbattipagliese. Gatta sbaglia il passaggio, rimedia Chiagano. Chiagano dentro per Guariglia, troppo profonda però. Polverino raccoglie, rilancia dalle parti di Persichino, non ce la fa, rimessa laterale per l'Abbattipagliese. Gatta. Dentro per Guariglia. Cambia gioco, dentro per Cantile, buona questa Cantile in aria, controllo non benissimo. Dentro, chiude Branichi, sbaglia, un gol già fatto, sbaglia Branichi, spalla alla porta, ha sbagliato il polacco, era decentrato, ma concludere così però no.
anche Cantilli aveva avuto un controllo non perfetto. Rimessa laterale, Pozziello d'avanzo, cambia gioco per Ranieri, non ce la fa a mantenere il pallone in campo. Montano, Funes, Coppola, ancora Funes, sale Montano, ancora Funes, si sgancia Gatta, pallone controllato non benissimo, dietro c'è Cantile, zona cross, lo effettua con il sinistro, non è il suo piede. Siamo al 40esimo, il recupero sarà immagino sostanzioso. Piscopo ruba palla, prova ad andar via, supera un altro avversario, subisce il ritorno di Persichino, rimessa laterale per la Battipagliese. Piscopo aspetta l'arrivo di Pastore, però prova la rimessa lunga, sale anche Chiagano, è pronto Pastore. Si appoggia sulle spalle di Branichi, lascia giocare Piscopo, si porta sul fondo, il cross dal limite Gatta, il sinistro, palla alta sopra la traversa. 41 minuti, dal fondo è pronto Polverino, palla dentro, Coppola con il sinistro dentro a cercare Guariglia, anticipato da Villacaro, arriva Piscopo al rimorchio, la ributta dentro, anticipato, poi sbaglia Persichino, Pastore viene messo giù, calcio di punizione per la Battipagliese, tutti in aria saltatori della Battipagliese, Pastore, Chiagano e Coppola. Va Montano a battere, mancino naturale. Montano 42 minuti, 3 al termine più recupero. Basso però. Funes sbaglia, contropiede dell'ippogrifo. Ranieri, Cantile lo ferma in qualche modo, non benissimo però, ancora dentro, Pastore chiude di testa, poi esce Funes, rimessa laterale per la Battipagliese. Chiagano, anticipato Branichi, è D'Urso, Logoluso, Montano blocca, Gatta, Guariglia ci mette il piede, vince di forza, sbaglia il passaggio però Guariglia, allontana Villacaro, Guariglia di testa, ancora Gatta, si sale Pastore, palla dentro, contrata, rimessa laterale per la Battipagliese. Pastore, Gatta, Pastore la butta dentro, la palla sfila, attenzione Cantile con il sinistro, ha provato qualcosa di impossibile, palla sul fondo. 43 i minuti al nostro cronometro, immaginiamo sia molto il recupero. Rilancio di Polverino a centrocampo, Gatta anticipato, rimedia Coppola con la coscia per Caputo, rilancio di Caputo, le parti di Branichi, dentro per Guariglia, in aria, spada alla porta Guariglia, il sinistro, gol! Gol! Gol!
se lo meritava la Battipagliese, se lo meritava il gol del vantaggio, se lo meritava Alberico Guariglia. 2-1 per noi, il gol della Battipagliese era meritato. Mi dispiace ipogrifo, mi dispiace arbitro, ma 2-1 per noi, la meritava la Battipagliese questa vittoria. La segna, il gol, Alberico Guariglia, ci ha provato gusto a segnare allo Squitieri. 2-1 per la Battipagliese, meritato questo gol. E la dedica va al signor Baldacchi di Città di Castello. Tutto per te, caro amico. Sono 5 minuti di recupero. Ce lo meritavamo noi questo gol. Ce li meritavamo noi questi 3 punti. 2-1 per la Battipagliese. Bravo Alberico. Bravo Alberico. Te lo sei meritato davvero. Hai stretto i denti. Sei rimasto nel campo. Non c'è un grande amore con Mister Turco, lo sappiamo, si sa, ma lui ha risposto con un gol bellissimo e importante. Ancora Branichi, fa movimento Guariglia, Branichi, palla sul destro, la conclusione, gol! Pietro Branichi, è fatta! 3-1 per la Battipagliese, è fatta! Pietro li va a provocare, non si fa questo Pietro, non si fa Pietro, ma è fatta! 3-1, 3 punti in tasca per la Battipagliese! Non si fa Pietro, non si provoca, non si deve provocare, bastava il gol e lo hai fatto, va bene così Pietro, ma non dovevi provocare Pietro, non si fa questo, lo sappiamo, sei un ragazzo di cuore, sei un ragazzo di sangue, e infatti anche l'ippogrifo e i calciatori non protestano, ma è 3-1, è andato sotto quello striscione, davvero di cattivo gusto. Ti becchi questo giallo Pietro, ma ti becchi anche il 3-1 e 3 punti in cascina per la Battipagliese, meritati. Lascia stare Pietro, lascia stare, va bene così, va bene Pietro. Chiede anche scusa, è l'euforia, Rosolino gli dice ci vediamo dopo Pietro. 3-1, quel gesto però non dovevi farlo Pietro. Va bene il 3-1, vanno bene i 3 punti in cascina, la Battipagliese spugna Sarno meritatamente, contro tutto e tutti, contro il sistema, contro la forza e coraggio, contro quest'arbitro, questo guardalinee. Siamo al 47esimo, si andrà avanti fino al 50esimo, ancora 3 minuti, ma siamo 3-1 per la Battipagliese, col senno di poi forse ancora più bello così. Cantile subisce fallo da Ranieri, crampi per Cantile, viene tolto lo striscione e questo alla fine è giusta che deve fare quello striscione. Siamo 3-1 allo Squitieri e Battipagliese che vince a Sarno meritatamente. Sotto la panchina succede qualcosa. Sotto la panchina ce ne stanno facendo di tutti i colori. C'è anche una mezza invasione quasi. Gli animi sono accesi. Se la vanno a prendere con Mister Turco che viene riempito di sputi. Abbiamo l'oggettività di dire che ammettiamo gli errori della Battipagliese. L'unico errore è stata la provocazione di Branichi. Per il resto va bene così. 48esimo, 2 al termine, 3-1 per la Battipagliese. Succede il delirio lì sotto, sotto quella panchina. E il cuore di Capitan Chiagano, la grinta di questa Battipagliese. 3-1. È la panchina bianconera che viene attinta con sputi e insulti. E ora è bravo Montano a calmare, adesso anche Chiagano va a calmare Branichi. Hai sbagliato Pietro prima, hai sbagliato a provocare i tifosi dell'ippogrifo. Viene stracciato quello striscione, è quella alla fine che deve fare. Guariglia, calcio di punizione, a giro, palla alta, ma non fa niente, ormai le azioni lasciano il tempo che trovano. Alberico scherza, dicevamo prima c'è un po' di diciamo odio e amore con Mister Turco, visto il poco utilizzo di Guariglia.
ma lui ha risposto col gol forse più importante. 3-1 qui a Sarno. Mancano 30 secondi. Ormai è davvero quasi finita. Chiediamo anche scusa agli amici d'Italia 2. È finita a Sarno. 3-1 per la Battipagliese. È spugnato lo Squitieri. Alla prossima. Gentilissimi sportivi, il più cordiale buon pomeriggio vi giunge dallo stadio Luigi Pastena di Battipaglia, ben ritrovati per la gara della Battipagliese quest'oggi 25 aprile, impegnato nel match infrasettimanale contro il Cosenza. Le due squadre sono già nel campo, come potete vedere anche voi, Battipaglia in tenuta bianconera, rispolveriamo di nuovo la casacca bianconera, giocherà da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi. Giunge a voi quindi il più cordiale buon pomeriggio da parte di Andrea Laganale, riprese a cura di Mimmo Degli. Jacopo, sono partite e allora diamo subito lettura delle formazioni. Il Cosenza scende in campo con Franza, Rapisarda, Varriale, Salvino, Ciano, Parisi, Arcidiacono, Provenzano, Longobardi, Romano e Mosciaro. In panchina insieme al tecnico Napoli siedono Della Corte, Scigliano, Alassani, Castellano, Marano, Biondo e Fiore. Risponde invece la Battipagliese, che ritrova dal primo minuto il capitano Mario Follere, il centrocampista Vingue e l'attaccante Famiano, con il 4-3-3 praticamente, con Sparano e De Feo esterni di difesa, al centro Troisi e Follera, centrocampo a 4 con Odierna sulla destra e invece sulla sinistra Aziona, Panico, centralmente ci sono Sasso e Pingua, in avanti Mallardo e Famiano, anzi una sorta di 4-4-2, poi eventualmente potrebbe diventare anche un 4-2-4 in propensione offensiva per la Battipagliese, con lo spostamento di Odierna e Panico a supporto praticamente delle due punte del ritrovato Pietro Famiano, che rientra dopo 3 giornate di squalifica, al fianco invece di Peppe Mallardo, autore del gol 3 giorni fa a Messina, purtroppo dell'illusorio pareggio, gara che poi è terminata 2-1 per i peloritani con il gol di Corona al 93esimo minuto. È già storia però quella, oggi il presente parla di questo match per la Battipagliese importante. Cosenza al secondo posto in classifica con 54 punti, la Battipagliese invece è al quarto con 49 punti.
c'è da vedere a questo punto con la posizione playoff tutto sommato già conquistata per la Battipagliese, che tipo di posizione può avere in questa griglia dei playoff, e in questo match già si può insomma capire quale sarà il futuro anche nella post season per la formazione bianconera, per la formazione di Andrea Ciaramella. Mancava la panchina, Ciaramella porta con sé in panchina Grippo, Magliano, Guerrera, Ripoli, Cataruzzolo, Volzone e Carbonaro. Il direttore della gara è il signor Rizzo di Siena e i suoi assistenti Zanella e Margiani di Latina. La gara è iniziata da circa 2 minuti, seguiamo questo calcio di punizione per il Cosenza con Barriale sul punto di battuta, palla che viene scodellata in area di rigore, ci mette il piede Sparano, poi Pingue che dà l'appoggio per Sasso, da questi per Panico, in mezzo a due magliette rosso-blu, cerca il varco per servire Sparano sul pressing però del numero 11 Mosciaro. Sparano è costretto a mettere palla fuori, rimessa laterale, quindi Cosenza che ancora prova a premere sulla corsia sinistra, ancora con il numero 3 Varriale, poi c'è il gioco fermo con questo fallo di mano commesso da Saverio Sasso a centrocampo sul lancio del numero 8 Provenzano, e quindi ancora calcio di punizione, ancora calcio di punizione per il Cosenza. C'è sempre Varriale sul punto di battuta, chiede palla lì davanti il pilone offensivo praticamente Longobardi, ex attaccante della Versa Normanna. C'è il direttore di gara che fa rispettare la distanza, è pronto Varriale con il sinistro, va direttamente in porta, traiettoria però sbilenca, nessun problema per Gabriele Locisano che con lo sguardo battezza questo pallone fuori. Allora rimessa dal fondo per la Battipagliese quando sono passati circa 3 minuti al nostro cronometro, il parziale è sempre fermo sullo 0-0. Cosenza seguito qui a Battipaglia da circa 250 spettatori. Questo turno infrasettimanale logicamente il Cosenza crede ad un rimonta anche in ottica vittoria di campionato, perché quest'oggi l'Interreggio è impegnato su un campo difficile quale quello del Nuvola San Felice, quindi un eventuale scivolone dell'Interreggio e una contemporanea vittoria del Cosenza qui a Battipaglia ci sarebbe l'aggancio lì in vetta alla classifica, insomma ci sono degli scenari futuri importanti per il Cosenza. Queste le motivazioni delle due squadre, allora con la Battipaglia all'intento di cercare un posto nei playoff che le permetta di giocare la gara di andata, la gara dei playoff in casa, invece il Cosenza guarda più là, guarda eventualmente anche alla vittoria del campionato. Pingue a centrocampo, si fa togliere il pallone dal numero 10 Romano, poi prova a lottare Pingue ma è più forte di lui però Romano che va via in break centrale, c'è il ritorno di Sasso ma Romano apre bene il gioco per Mosciaro in area di rigore, Mosciaro il tiro a giro, il Cosenza già sblocca il risultato dopo 4 minuti, una disattenzione a centrocampo di Pingue e poi è Mosciaro, un gol uguale a quello di Cocuzza di 3 giorni fa per il Cosenza che quindi dopo 4 minuti sblocca il risultato con il numero 11 Mosciaro. Inizio shock quindi di partita per la Battipagliese con il vantaggio immediato del Cosenza con Mosciaro. Vediamo se la Battipagliese avrà la forza mentale e fisica di provare a rispondere agli attacchi dei cosentini. Troisi poggia a destra per Sparano, puntuale il pressing sempre di Mosciaro, Sparano prova ad andare via in percussione solitaria, alla fine si allunga un po' il pallone che termina fuori, rimessa laterale quindi per il Cosenza. Varriale con le mani a cercare Longobardi che non ci arriva, alle sue spalle c'è Follera che mette palla a terra. Apertura a sinistra è per De Feo, su di lui si porta Arcidiacono, De Feo va un po' nel pallone, Arcidiacono rileva la sfera, prova a ritornare su di lui De Feo in gioco falloso però secondo il direttore di gara, con l'aiuto anche del secondo assistente Margiani di Latina. A vedere il calcio di punizione quindi in favore del Cosenza, si cambia lato, si va dall'altra parte praticamente, si è giocato in questi primi minuti solamente sulla corsia sinistra d'attacco del Cosenza, adesso si spolvera anche la corsia destra. Questo calcio di punizione dove c'è sempre Arcidiacono sul punto di battuta che appoggia verso Rapisarda, zona cross, l'effetto a palla dentro, Follera di testa allontana, non bene però arriva Provenzano che carica il sinistro, diventa un assist questo pallone proprio per Arcidiacono in area di rigore, si gira con l'aiuto e il supporto di Provenzano, la palla però termina abbondantemente alta sopra la trasversale della porta difesa dall'Occisano, ma Cosenza subito padrone della gara, subito padrone del terreno di gioco. Battipagliese che sembra ancora con la testa negli spogliatoi. E allora si prova ad abbozzare una risposta. Non è facile, Battipaglia che ha difficoltà a superare anche il centrocampo in questi primi minuti.
Sono passati 6 minuti precisamente al nostro cronometro. Il Cosenza ha già sbloccato il risultato dopo 4 giri di lancette con Mosciaro. E ancora Cosenza in avanti con Longobardi. Prova la percussione centrale. Alla fine Follera esce palla al piede. Deve rilanciare via questo pallone. Subisce alla fine il pressing di Longobardi. Il direttore di gara però dice che non c'è gioco falloso. Allora si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Cosenza. C'è Varriale con le mani a cercare Longobardi in area di rigore, a duellare Sasso e Follera. Alla fine riescono a togliere la sfera dai piedi di Longobardi. A testa di Salvino a centrocampo, prova a mettere ordine un po' Pingue, ma è ancora Cosenza, ancora con Arcidiacono. Centrocampo bianconero leggermente nel pallone in questi primi minuti. Altra apertura di Salvino a cercare l'autore del gol, Mosciaro. Su di lui Odierna. Mosciaro, serie di finte, cerca il varco per effettuare il cross. Preferisce il passaggio basso per Arcidiacono, poi dietro per Varriale. Ancora Arcidiacono che aziona sulla fascia sinistra. Pallone basso dentro, Longobardi prova l'anticipo. È però lui l'ultimo a toccare, attaccante del Cosenza. E quindi rimesso dal fondo per la Battibagliese. Ora c'è un battibecco tra Longobardi e Follera. Il direttore di gara però è lì appostato a redarguire insomma i due calciatori. Ma Cosenza ancora padrone del campo praticamente. Battipese che ha difficoltà anche a superare il centrocampo. Primi minuti con il piede pigiato sull'acceleratore per il Cosenza. Battipagliese che sembra stordita. 8 minuti di gioco. È 1-0 il parziale in favore del Cosenza. Il gol di Mosciaro al quarto. Altro pallone gettato via da Pingue. A centrocampo c'è Salvino che tocca per Mosciaro. Da questi la sponda per Provenzano. Sta salendo sulla sinistra Varriale. Provenzano prova il taglio tra le linee per Longobardi, che è in posizione irregolare secondo il guardalinee, che ha alzato la bandierina con qualche secondo di ritardo, mettendo un po' in difficoltà Longobardi. Non ci sono proteste da parte dei calciatori cosentini. E allora si riprende con questo calcio di punizione con Pingue a centrocampo, che apre il gioco a cercare Panico. C'è l'anticipo però pulito di Rapisarda. La Pisarda centralmente per Salvino, di prima la girata a cercare Arcidiacono, pallone però irraggiungibile. Allora rimessa laterale per la Battipagliese. È il centrocampo che deve mettere un po' di calma, che deve mettere un po' di ordine a questa Battipagliese, che è davvero nel pallone. Altro sfera persa da Panico. La fine è Follera che scaraventa questo pallone lungo, prova ad inserirsi Mallardo, pallone non facile, guadagna la sfera Mallardo con la forza su Parisi. La sponda per Panico, in aria il suo cross troppo arretrato per Odierna. Arriva Sasso, pallone che sfiora il palo, conclusione di Sasso che ha sfiorato il palo alla sinistra di Franza. Non poteva nulla il classe 93 del Cosenza, era una bordata quella di Sasso. Non ha trovato però lo specchio della porta, il destro dal limite dell'area di rigore di Sasso. Il primo squillo di tromba della Battipagliese arriva con questa conclusione, quindi dalla distanza di Saverio Sasso. Vediamo se ci sarà proseguo a questa sortita offensiva della Battipagliese. Ma è ancora Cosenza che attacca, questo lancio lungo per Arcidiacono, prova a sbucare le spalle di De Feo. Lottano i due, Arcidiacono era da rigore, Arcidiacono il sinistro, c'è un tocco di mani involontario secondo l'arbitro che era lì appostato. E quindi semplice calcio d'angolo per il Cosenza. In scivolata praticamente Troisi aveva toccato il pallone con il braccio, l'arbitro ha visto però l'involontarietà, si lamenta anche il tecnico del Cosenza Napoli. Semplice calcio d'angolo, protestano anche i calciatori del Cosenza con Longobardi e Mosciaro insieme a Romano, che vanno a chiedere spiegazione al direttore di gara. Nulla da fare, sarà calcio d'angolo, il primo della gara in favore del Cosenza. Lo batte Arcidiacono. Pallone dentro, attenzione, il colpo di testa del numero 6 Parisi, pallone che però termina alto, il gioco però comunque era fermo. Il direttore di gara ha visto che Parisi si è appoggiato praticamente sulle spalle di Follera, quindi calcio di punizione per la Battipagliese. Prova a ripartire dietro la formazione bianconera, lo fa con Sasso che tocca per Panico, taglia in due il campo Panico, ma il centrocampo del Cosenza è ben piazzato. Prova Sasso allora con questa sventagliata a chiamare in casa Odierna. Arriva Sparano di gran leva, la palla è per lui. Sparano sbuca alle spalle di Rapisarda, prova ad involarsi Sparano sulla sinistra, lo tiene lì in difesa addirittura Mosciaro, che spinge Sparano. E quindi calcio di punizione per la Battipagliese, una sorta di corner corto questo. Siamo giunti al decimo minuto e 40 secondi. Va Pietro Famiano sul punto di battuta. Direttore di gara fa rispettare la distanza, Cosenza che mette su solamente un uomo in barriera, si tratta di Mosciaro. In area si portano Mallardo, Troisi, Sasso, Follera e Panico. Vediamo un po'. Ecco il fischio, parte Famiano, pallone arcuato sul secondo palo, prova ad arrivare Sasso, c'è il colpo di testa con le mani Franza, la palla rimane lì, un ping pong, alla fine butta fuori il pallone Salvino. Prova a ripartire allora il Cosenza in velocità con Romano, che apre il gioco a sinistra per Arcidiacono, pallone però irraggiungibile, anzi era Mosciaro,
Pallone imprendibile, allora rimessa laterale per la Battipagliese. Il pallone è già in gioco, Mallardo cercato da Famiano. Mallardo protegge palla con il corpo, la dà Famiano in area di rigore. Famiano palla sul destro, Famiano serie di finte. Si fa vedere anche Odierna, Famiano prova a cercarlo con un tocco dentro. Bella palla questa per Odierna, deviato il suo cross. Palla ancora in rimessa laterale. Eccola qui la risposta di carattere della Battipagliese. 12 minuti di gioco e 1-0 il parziale in favore del Cosenza. Il gol di Mosciaro al quarto. C'è Sparano sul punto di battuta di questa rimessa laterale. Ha nelle corde anche la rimessa lunga. Vediamo se la utilizzerà Sparano. Invece no, tocca vicino per Famiano. Prova la giocata personale Famiano in area di rigore. Attenzione, si dimentica un po' il pallone alle spalle. Glielo leva facilmente Provenzano. Allora prova a ripartire il Cosenza in velocità con Mosciaro sulla sinistra. Lo insegue Sparano. Serie di finte di Mosciaro. Sparano prova a tenerlo lì. Arriva anche Pingue. L'appoggio centrale per il numero 8 Provenzano, che prova a sfondare centralmente. È Pingue che lo mette giù. Calcio di punizione per il Cosenza. Prova a protestare Pingue, ma il fallo è sembrato netto. Calcio di punizione, c'è Provenzano sul punto di battuta. Sta arrivando però anche Varriale. Sarà lui l'incaricato a battere. Varriale non sa che fare, si avvicina a Romano. Il tocco sotto a cercare Longobardi in area di rigore. Spalla alla porta Longobardi, lo tiene lì Troisi, che lo caccia fuori dall'area di rigore. L'appoggio è per Mosciaro sulla sinistra. Cerca il varco per il cross. Odierna non gli dà varchi però. Allora Mosciaro deve tenere palla. Prova a girarsi, lo fa con il corpo. Odierna gli strattona un po' la maglia. Il direttore di gara però vede le braccia larghe di Mosciaro e quindi sanziona il fallo in favore della Battipagliese. Lo batte subito Sasso, che scambia con Odierna. Ancora Sasso a tenere palla a centrocampo. L'apertura di gioco un po' rischiosa. Il pallone in qualche modo arriva comunque a De Feo, anche se sporcato da Longobardi. De Feo si appoggia da Follera. Follera a chiamare in caso ancora Sasso. Apre il gioco verso Odierna. Stop non è facile, allora Odierna prolunga il pallone per Famiano, sta arrivando anche Sparano con il tacco Famiano a cercare ancora Odierna, che tocca il pallone con la punta, poi viene messo giù da Varriale. Il direttore di gara dice che è tutto regolare e allora si può giocare, la palla è già in gioco dall'altra parte. Aggressivo in questa occasione De Feo, che mette in difficoltà il numero 6, anzi il numero 7 Arcidiacono. Quindi rimessa laterale in favore della Battipagliese. Ci sono un po' di battibecchi ora nel campo. C'è Varriale che va a zittire Famiano. Famiano non è uno che se le tiene queste cose. In pratica la Battipagliese ora gioca. Cosenza vorrebbe che restituisse palla, così non è. E allora è Odierna. Tocca dietro per Sparano. 14 minuti al nostro cronometro, 1-0 per il Cosenza. Attacca la Battipagliese con Mallardo. Può tenere palla Mallardo dal limite. Pensa anche al tiro, si ferma, ritorna sul sinistro. C'è l'arrivo però del numero 4 Salvino, che gli leva anche palla. Mallardo poi lo strattona mettendolo giù. Calcio di punizione quindi per il Cosenza. Era Ciano, non Salvino. Batte subito Varriale a cercare la corsa di Arcidiacono. C'è la testa però di Follera. E allora Odierna verso Sparano. Sparano tiene palla, prova il lungo linea a cercare Mallardo, pallone però impreciso che termina fuori, rimessa laterale quindi per il Cosenza. Con le mani è già pronto Varriale, pallone lungo a cercare Longobardi, che fa sportellate con Troisi. Longobardi protegge il pallone, arrivando anche Mosciaro. Longobardi prova a girare questa sfera in area di rigore, c'è un brivido perché il pallone passa sotto la suola della scarpa di Follera. Alle sue spalle però non ci sono casacche rosso-blu, c'è l'Occisano che può dare là la ripartenza della Battipagliese con De Feo. Pallone un po' rischioso centralmente per Sasso, che in qualche modo comunque riesce a controllare la sfera. Sasso pensa di aprire il gioco, poi ritorna con una sterzata sul piede destro. Tocca centrale per Mallardo, che si muove tra le linee. Mallardo apre sulla destra verso Odierna. Odierna dietro ancora per Sasso, di prima a giocare per Mallardo, il tacco per Famiano, la conclusione è Ciano che ci mette il corpo, ma ancora Battipagliese con Odierna, per Sasso che prova ad aprire il gioco come sempre di prima, ma anche in questa occasione è sbagliato però, e allora Arcidiacono tocca per Salvino, che con un bel gioco di gambe manda a vuoto il pressing di Sasso. Scambia con Romano, ancora Salvino tra le linee per Romano, taglia in due il campo Romano, ancora Romano ad aprire il gioco per Mosciaro. Sparano è un po' in ritardo, Mosciaro però non riesce a controllare il pallone, che gli passa anche in questa occasione sotto la suola della scarpa e termina fuori, rimessa laterale per la Battipagliese. Sono 16 minuti al nostro cronometro, sempre 1-0 per il Cosenza. C'è Famiano che apre il gioco per Panico, vediamo se riesce a puntare Rapisarda. Panico mette palla giù, punta Rapisarda, serie di finte, Panico entra in area, Panico palla sul sinistro, il cross, c'è Mallardo lì in area, il sinistro di Mallardo, il miracolo di Franza, il miracolo di Franza, la palla strozzata di Mallardo. È il miracolo di Franza. Calcio d'angolo per la Battipagliese.
Corner, c'è Famiano dalla bandierina. Primo calcio d'angolo per la Battipagliese. Batte Famiano con traiettoria ad uscire. 16 minuti e mezzo. Parte Famiano, traiettoria ancora arcuata, che però supera la linea bianca immaginaria. E quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Cosenza. Ma quella di sfruttare comunque la corsia sinistra d'attacco della Battipagliese con gli inserimenti di Panico contro un under come era Pisarda potrebbero essere davvero l'arma in più della Battipagliese. Sono passati 17 minuti al nostro cronometro, c'è sempre il Cosenza in vantaggio per una rete a zero. Pingue scambia con Follera, pallone lungo di Follera, c'è Ciano che mette palla a terra, rilancia a sua volta a cercare Longobardi, sua sponda di testa però trova puntuale Panico. Panico subisce il fallo di Rapisarda e allora calcio di punizione per la Battipagliese. Siamo arrivati al 18° minuto in questo primo tempo, è sempre il Cosenza in vantaggio per 1-0. La risposta della Battipagliese però c'è stata con due conclusioni pericolose, la prima di Sasso, la seconda di Mallardo. Battipagliese con Follera, pallone lungo a cercare Famiano, c'è Ciano di testa in anticipo, un rimpallo favorisce Mallardo che però subisce il ritorno alle spalle di Salvino. E allora Varriale a mettere ordine, l'appoggio è per Provenzano, ancora Varriale a calciare lungo nella zona di Mosciaro, lo insegue Troisi che vince il duello con l'avversario. Allora Troisi, palla a terra per Sasso, a centrocampo Sasso prova il cambio gioco a cercare Panico sulla destra che manda a vuoto un avversario, allora superiorità numerica per la Battipagliese, Panico se ne va via, ancora Panico, lo sguardo al centro, Panico, il cross tagliato, deviato in calcio d'angolo, e ve lo dicevo, Panico è l'arma in più. C'è il corner per la Battipagliese, secondo corner per i bianconeri. Lo stiamo con Famiano, ancora una volta lui dalla bandierina. In area si portano Troisi, Follera, Sasso, Mallardo e Panico. Parte Famiano, ancora traiettoria arcuata sul secondo palo, va vuoto Sasso, alle sue spalle però c'è Pingue che mette palla a terra e pensa al cross, lo effettua con il sinistro, pallone tagliato, mette fuori però con la testa il numero 8 Provenzano, prova a ripartire il Cosenza in velocità, sempre palla a cercare Mosciaro, sta arrivando veloce Salvino, Mosciaro gli cede palla, Salvino. Si è risistemata la difesa della Battipagliese, non bene però perché c'è Romano libero, e allora Romano guarda la porta, pensa al tiro e l'effetto, pallone però che è debole, e allora Loccisano può controllare la sfera senza nessun problema. 19° minuto di gioco, sempre il Cosenza in vantaggio per 1-0 qui al Pastena. Sparano per Sasso, il pressing di Provenzano, Sparano, allora Sasso tocca dietro per Loccisano, Loccisano scambia con Follera, Follera guarda lungo, infatti effettua il lancio a cercare Panico. Panico a duellare con due avversari, alla meglio Rapisarda che gli leva la sfera, allora l'appoggio centrale per Provenzano, da questi di prima Mosciaro gira una bella palla per Arcidiacono, attenzione ad Arcidiacono in zona cross, mantiene il pallone in campo in prima battuta, sì, mantiene la sfera Arcidiacono, prova ad effettuare il cross, si beve De Feo con un paio di finte, poi la palla arriva al limite per Mosciaro, attenzione Mosciaro in area, conclusione ancora murata, e allora Arcidiacono sulla destra prova a non abboccare le sue finte, ancora De Feo che gli leva il pallone, allora riparte la Battipagliese, 4 contro 3, Panico, sta arrivando Dierna, Panico preferisce il lancio per Mallardo, è ben appostato però il numero 6 Parisi che con la coscia praticamente anticipa Mallardo, e allora c'è il lancio lungo per lo scatto di Longobardi che però è in posizione di offside. Follera, palla a terra per Troisi, Sparano. Questo pressing alto comunque mette un po' in difficoltà i portatori di palla della Battipagliese, soprattutto i difensori vanno un po' nel pallone. Sono Pingue e Sasso che come in questa circostanza devono andarsi a prendere praticamente palla lì davanti alla difesa per dare comunque un po' di respiro alla retroguardia bianconera. E allora Odierna, scambiare con Mallardo. Mallardo è partito anche Sparano, Mallardo tiene palla, alla meglio però da terra il numero 6 Parisi. Poi è Longobardi che lancia verso Romano, c'è l'anticipo di testa di Troisi, allora Pingue scambia con Sasso, si fa vedere Panico, la palla è per lui, Panico manda a vuoto ancora una volta Rapisarda, poi Famiano mette palla a terra ma gli leva la sfera in modo pulito Parisi. Romano apre a destra per Arcidiacono, la sponda dietro è per Salvino, il pallone lungo a cercare Longobardi,
Pallone che però sfila alle sue spalle. Arcidiacono prova a buttarsi su questo pallone vacante. C'è però Troisi che tocca verso Loccisano. Allora Sparano, ancora a chiamare in causa Loccisano. Da questi per Follera. Follera ancora a destra verso Sparano. Lancio lungo di Sparano a cercare Mallardo, ma è netto anticipo però Parisi. Pallone che termina fuori, rimessa laterale per l'Abbati Pagliese. C'è Sparano tra le due panchine. Prendersi palla Famiano. Poi perde il duello con Provenzano e allora c'è la rimessa laterale per il Cosenza. Varriale con le mani a cercare Longobardi, c'è l'anticipo pulito di Troisi. Pingue a cercare Panico. Panico apre il gioco a destra per Odierna. Odierna per Sasso che si addormenta sul pallone e glielo leva Romano. Prova a ripartire Romano sulla sinistra, Odierna lo strattona. C'è il calcio di punizione e anche il cartellino giallo per il numero 8 del Abbati Pagliese, il giovane classe 93 Dario Odierna. Beh, con la difesa schierata è stato un po' ingenuo sicuramente Odierna a trattenere la maglia di Romano. Calcio di punizione per il Cosenza. Senti la panchina di Napoli che è in piedi ad osservare l'incontro. Barriale pronto con il sinistro. Si fa vedere Longobardi. Barriale prova il cambio gioco dall'altra parte a cercare Arcidiacono. C'è De Feo tutto solo che può mettere anche palla a terra. Lo scambio con Pingue. Da questi per Follera. Tocco sotto a cercare il movimento di Famiano che mette palla a terra. C'è il pressing di Ciano. Famiano prova a lottare. Subisce fallo però da Ciano e quindi c'è il calcio di punizione per l'Abbati Pagliese. 23 minuti e mezzo al nostro cronometro. E 1-0 il parziale in favore del Cosenza. Tiene sempre il gol di Mosciaro al quarto minuto. Pingue dietro per Troisi. Ad ampie bracciate mister Napoli fa salire il Cosenza. Allora Follera prova il lancio lungo a superare il centrocampo a cercare lo scatto di Mallardo. C'è il numero 6 Parisi che va un po' nel pallone sul pressing di Mallardo e deve alla palla in rimessa laterale. Prezioso come sempre il pressing alto di Peppe Mallardo. De Feo con le mani. Non si fa vedere nessuno, ora sì, c'è Panico vicino alla bandierina, lo tiene lì la Pisarda, la palla passa per Pingue, Pingue il pallone dentro verso Mallardo che lascia passare per Odierna, poi Mallardo prova la girata, un po' pretestuosa, palla che termina fuori. Nulla di fatto, quindi ancora Mallardo, l'uomo più pericoloso per l'Abbati Pagliese. 24 minuti e mezzo, sempre 1-0 il parziale per il Cosenza. Franza al rilancio, cercare Longobardi, non arriva alla sua sponda, c'è Troisi che tocca per Odierna, di prima la giocata per Mallardo, a duellare con Ciano, Mallardo chiede il tocco di mano al guardalinee, non c'è, e allora Varriale, sbaglia il passaggio, c'è Sparano, cercare ancora Mallardo, che protegge palla con il corpo, ma glielo leva in modo falloso Parisi, calcio di punizione per l'Abbati Pagliese, fa tanto lavoro sporco Mallardo. Sasso di prima a giocare subito verso Famiano, prova la giocata a sorpresa l'Abbati Pagliese, Famiano il cross dentro a cercare Panico che non ci arriva, pallone un po' troppo alto, l'idea non era male, pallone che supera tutta l'area di rigore prima di spegnersi fuori in rimessa laterale, siamo dall'altra parte, c'è il classe 92 Rapisarda che va a raccogliere il pallone con le mani nel campo per destinazione. La Pisarda aspetta il movimento di Longobardi, la palla è dalle sue parti, la smorza di petto per Arcidiacono che viene anticipato da Panico, ancora in rimessa laterale, c'è sempre Rapisarda da lì, classe 92, il terzino del Cosenza, cercare ancora una volta Longobardi, questa volta Panico prova a disturbarlo e subisce anche fallo, calcio di punizione per l'Abbati Pagliese, batte veloce Sasso che gioca verso Famiano, prova il numero Famiano, è partito Panico, la palla è bella tra le linee per Panico, un po' defilato, prova il cross dentro, c'è il tocco di mano forse di Ciano, si lamenta Panico, l'arbitro ha allargato le braccia facendo capire che fosse tutto regolare. E allora nulla di fatto, c'è il break di Pingue al centrocampo, il suo cross viene deviato, la palla è ancora buona, Pingue si butta in aria, il suo sinistro esterno della rete, testardo Pingue al 26esimo minuto di gioco, azione solitaria e personale di Pingue,
che l'ha iniziata e l'ha conclusa questa azione. Rimessa dal fondo per il Cosenza, ma la Battiese sta giocando quasi ad armi pari con una corazzata del girone quale il Cosenza. Lancio lungo di Franza, Arcidiacono non ci arriva, alle sue spalle prova a inseguire il pallone Longobardi che non ce la fa però a mantenerlo in campo. E allora rimessa laterale per la Battipagliese, è pronto con le mani De Feo, tocca centrale verso Follera, ancora a cercare De Feo nello stretto, un po' difficile gestire questo pallone, riesce bene De Feo a darla verso Famiano, a duellare con Ciano, Famiano va giù, non c'è fallo, sì, ha fatto bene l'arbitro a lasciar giocare. Ora Longobardi per Arcidiacono, tocca dietro verso Ciano, il tocco sotto a cercare Romano, c'è però Troisi ben appostato, l'appoggio è per Follera, è largo Dierna, vediamo se Follera lo vede, in mezzo a tante casacche rosso-blu, gira invece per Famiano, pallone di prima, dentro per Mallardo, c'è in anticipo Parisi che allontana nella zona di Arcidiacono, che tocca di testa verso Rapisarda, prova a ragionare un po' adesso Rapisarda, ancora questo pallone, l'ennesimo pallone a cercare il petto di Longobardi, il centrocampo del Cosenza viene bravo bene, fuori palla a terra, c'è Provenzano che effettua questo lancio lungo a cercare Mosciaro, lo insegue Sparano, Mosciaro lo punta, prova a far passare la palla in mezzo alle gambe di Sparano che però è lesto a chiuderlo, ancora in rimessa laterale, Variale con le mani, si è mosso Arcidiacono, la palla è per lui, lo scambia ancora verso Variale, in zona cross, lo effettua con il sinistro, pallone dentro, pericolo, Longobardi non ci arriva, se l'era perso De Feo praticamente. È andata bene in questa circostanza la Battipagliese perché il cross era bello e Longobardi era lì praticamente a due passi. Nulla di fatto, Panico a lottare, a subire anche fallo, sì, lo fischia l'arbitro. Pingue alza questo cucchiaio a cercare De Feo. Ancora Panico, sembra quasi che il pallone scotta alle volte nei piedi dei giocatori della Battipagliese. Si va da Mallardo, gioca molto dietro Mallardo, a prendersi palla, a scambiare con Sparano, da questi per Odierna, ancora a cercare lo scatto di Sparano, questa volta Variale però è ben appostato, allontana alzando un campanile, prova ad arrivarci Pingue di testa, tocca solamente il pallone, non lo indirizza però bene dalle parti di Sparano che subisce anche, che commette anche fallo su Variale, e quindi calcio di punizione per il Cosenza che è sempre in vantaggio dopo 28 minuti in questo primo tempo. 32esima giornata di campionato, ne mancano due al termine, domenica si va a Licata e tra praticamente una settimana e mezza l'ultima di campionato con la Valle Greganica qui ancora al Pastena. Il rilancio di Franza, Longobardi di testa, prova a sbucare via Romano alle spalle di Follera, ci mette lo zampino all'ultimo il capitano, palla nella zona di Arcidiacono che la mette giù in modo delizioso, sta arrivando Rapisarda, la palla è per lui, pensa al cross, prova l'imbucata personale, alla fine Rapisarda è l'ultimo a toccare questo pallone, è fortunato Pingue che gli fa carambolare la sfera sullo stinco, palla che termina fuori, rimessa dal fondo per la Battipagliese. Siamo alla mezz'ora in questo primo tempo che al di là del gol del vantaggio di Mosciaro ha visto più occasioni da gol in favore della Battipagliese. Pingue cercare Panico, c'è però Arcidiacono in anticipo che tocca dietro per Rapisarda, Rapisarda tocco sotto per Romano che si muove tra le linee e mette un po' in difficoltà la difesa bianconera, Rapisarda con la punta a cercare Longobardi ma c'è Follera in agguato, allora De Feo scambiare ancora con Follera nello stretto, tocco centrale per Sasso, deve aprire un po' il gioco ora Sasso perché siamo troppo in tanti in una piccola zona del campo, Follera non si fida e fa questo retropassaggio per l'Occisano, di prima gioca vicino per Troisi, mette palla a terra Troisi, gioca con il suo compagno di reparto il capitano Mario Follera, questo passaggio bruttissimo di Follera, una palla regalata per Provenzano che lancia subito Arcidiacono, è sbucato alle spalle di De Feo, un po' defilato Arcidiacono, pensa al cross, lo effettua un retropassaggio per Provenzano, rimedia in qualche modo Follera ad anticipare proprio Provenzano, il tocco è per Pingue, ancora a cercare Mallardo, da questi per Panico, Panico ancora sulla corsa per Mallardo, un pallone praticamente imprendibile per il bomber, c'è Franza in anticipo che raccoglie la sfera con le mani, chiama i suoi a salire il classe 93 del Cosenza, poi si trascina la palla fuori la propria area di rigore prima di effettuare questo rilancio a cercare Longobardi che tocca solamente questo pallone che termina dalle parti però di Locisano, da questi palla a terra per Follera, raccoglie la sfera ora Sasso, la gira verso Sparano, lungolina per Odierna, lo scambia ancora con Sparano, di prima la giocata verso Mallardo, un rimpallo favorisce comunque Odierna che prova ad andarsene via sulla destra, si ferma, aspetta il movimento di Mallardo, Odierna effettua questo cambio gioco, l'idea non era male, poi arriva Sasso in break centrale, tocca il pallone con un braccio, mani in testa per Sasso,
abbastanza però visibile il tocco di mano di Saverio Sasso. E quindi calcio di punizione per il Cosenza. Sasso è un buonissimo giocatore, però alle volte ha praticamente dei blackout che gli condizionano poi una prestazione come quella di domenica a Messina. Praticamente è stato a tratti perfetto, poi ha commesso due o tre ingenuità che gli sono costati anche la sufficienza in pagella. Ancora Battipagliese, a centrocampo c'è Pingue, un sombrero manda a vuoto un avversario, prova a tagliare tutto da solo Pingue, pensa anche al tiro, lo effettua con il sinistro, peccato, è venuto fuori questo tiro strozzato di Pingue che si è perso sul più bello praticamente. Si è arrabbiato Ciaramella. Rimessa dal fondo per il Cosenza. 32 minuti di gioco, sempre Cosenza 1, Battipagliese 0. Rilancio a cercare Longobardi, c'è Troisi che lo mette giù, secondo l'arbitro, e quindi calcio di punizione per il Cosenza. Provenzano sul punto di battuta, classe 1991. Provenzano a cercare Arcidiacono che è larghissimo sulla destra, lo va a chiudere ora De Feo, lo punta Arcidiacono, ha i numeri per superarlo. Arcidiacono indietreggia, chiede aiuto e supporto a Salvino. Salvino, conclusione di punta. Si arrabbia praticamente mezzo Cosenza su questa conclusione di Salvino. Facile la presa di Roccisano e allora Sparano tocca vicino per Troisi. Sono i difensori della Battipagliese ad imbastire il gioco praticamente. Questo centrocampo folto del Cosenza ha annullato quello bianconero. Battipagliese che quindi è costretta a effettuare questi lanci oppure a sfruttare queste giocate personali come questa di Sparano per esempio, che poi anche lui fa una cosa buona e poi ne fa subito una brutta, perde palla. Sbaglia per fortuna anche Mosciaro. E allora Follera sale, palla al piede del capitano, palla a supporto per De Feo, centralmente per Sasso che perde ancora l'ennesimo pallone. Sasso prova a disturbare Longobardi, rimedia in qualche modo Sparano, poi Pingue dietro per Sparano, c'è l'urlo di mister di Famiano lì a centrocampo, chiamare un po' l'attenzione dei suoi compagni di squadra. Panico lo tiene lì da Pisarda, si gira bene Panico, sono in tanti però i calciatori del Cosenza. Panico riesce a smistare il pallone per Sasso che lo gira subito verso Famiano, è impreciso però questo pallone di Sasso. È rimessa laterale per il Cosenza, Rapisarda con le mani, Arcidiacono con il tacco, è vano però, c'è Pingue che mette palla a terra, poi Sasso apre a destra dove c'è Sparano, lungo linea anche Odierna, gliela gira infatti Sparano, esce bene però Varriale che tiene palla con il petto. Odierna già ammonito, va fuori già, doppio giallo per Odierna, espulso Dario Odierna dopo 34 minuti, doppia ammonizione per Odierna, incredibile. Molto molto fiscale il direttore di gara. Fallo in ritardo praticamente alle spalle su Varriale di Odierna. Nemmeno poi tanto cattivo a dire il vero, Varriale è il calciatore esperto, logicamente ha puntato il 93 e l'ha detto, a questo qui lo faccio fuori io, infatti dopo 38 minuti, anzi chiedo scusa, 35 minuti, va fuori Dario Odierna per doppia ammonizione, quindi Battipagliese sotto di un gol e con un uomo in meno. Diventa davvero dura adesso. Vediamo anche come si mette un po' nel campo questa Battipagliese adesso. Mantiene i due attaccanti, probabilmente mister Ciaramella che proprio ora sta dando delle indicazioni ai calciatori nel campo. Si parte con Ciano a sinistra per Varriale, il pallone lungo a cercare Mosciaro, poi Pingue con la mano lascia giocare l'arbitro, la testa di Ciano. Varriale mette palla a terra, è partito Longobardi, non lo ha visto, l'appoggio invece per Provenzano, chiamano palla Arcidiacono e Romano, la palla è lunga sul secondo palo dove c'è Arcidiacono che gioca di sponda per Romano, esce però bene Capitan Follera. E allora Panico, pallone lungo a cercare Mallardo, va di corsa con Ciano che è in scivolata, chiude Mallardo. Rimessa laterale per la Battipagliese, c'è De Feo con le mani, gioca vicino per Pingue,
apre il gioco verso Sparano. Sparano effettua questo lancio lungo a cercare Mallardo, salta col gomito alto Ciano, l'arbitro lascia giocare. Rapisarda al rilancio nella zona di Follera, chiama sì Sasso, pallone brutto, prova a rimediare Sasso, ma c'è il ritorno di Romano che appoggia per Varriale sul rilancio e termina fuori. Rimessa laterale per il Cosenza, sempre Varriale con le mani, prova la sponda Longobardi, c'è però Follera appostato, poi Pingue un po' in ritardo, alla fine è Salvino che allontana palla in rimessa laterale. 37 minuti, Sasso gioca vicino per Pingue, da questi per Follera, prova ad aprire un po' il gioco alla Battipagliese, è partito De Feo, lo ha visto Follera, corre De Feo, prova a chiuderlo Rapisarda, De Feo, il cross centrale per Famiano, dal limite Famiano, l'appoggio centrale per Panico, ci ha messo il piede Provenzano e la palla adesso arriva dalle parti di Mosciaro. Fallo da dietro di Sasso, si gioca sul pallone dice l'arbitro. Sasso dentro verso Mallardo in area di rigore, in anticipo però Franza che raccoglie il pallone con le mani. 37 minuti 40 secondi, Cosenza in vantaggio per 1-0 e Cosenza in superiorità numerica. Battipagliese che è in 10 uomini, vi ricordiamo, per l'espulsione di Odierna al 35esimo del primo tempo per doppia ammonizione. Ecco Cosenza che vi dicevo in vantaggio per 1-0 con il gol di Mosciaro. Sparano verso Follera che restituisce palla al Cosenza. C'è Varriale con le mani davanti alla panchina di Ciaramella. Rimessa lunga a cercare Longobardi. Sparano a chiudere. Appoggio per Troisi. Da questi per Follera. Poi Pingue. Pingue taglia in due il campo. Pingue per Panico che gioca un po' più stretto ora. Una sorta di 4-3-2 per la Battipagliese. Locisano. Questo pallone è rischiosissimo per De Feo che lo mette molto in difficoltà. È infatti il Cosenza che ruba palla ora con Provenzano. Apertura per Arcidiacono. Di prima il tocco per Longobardi. In area di rigore spalla alla porta. Arriva De Feo. Dagli un po' di fastidio. Longobardi protegge il pallone. Lo fa sbucare via per Arcidiacono. Poi Pingue in qualche modo glielo leva. E allora Panico. Prova a ripartire in velocità Panico. Panico tra le linee per Famiano. È un controllo pessimo quello di Famiano. E allora Parisi a levar palla. Da questi per Variale sulla sinistra. Lungolina per Mosciaro. Che ha un controllo difficilissimo e bruttissimo. Rimessa laterale per la Battipagliese. Pingue a centrocampo. Si addormenta un po' Pingue. Gli leva il pallone Provenzano. Break centrale. Attenzione Longobardi va verso la porta. Longobardi retropassaggio di Follera. Locisano fa quasi la frittata. Deve il pallone in calcio d'angolo. Poteva raccoglierlo con le mani. E invece l'ha presa solamente con i piedi. Gli stava quasi sfilando. Pallone in corner, calcio d'angolo per il Cosenza. Ultimi 5 minuti del primo tempo, batte a sorpresa Romano, pallone non ci sono, marcature lì in mezzo. Romano va a cercare tutto solo Ciano sul secondo palo, non impatta però con la sfera. Battipagliese che è praticamente in bambola, sbaglia ancora Pingue, leva palla Salvino che chiama dentro Romano. Protegge il pallone Sparano, palla in rimessa laterale. Battipagliese davvero sotto shock quasi dopo l'espulsione di Odierna. Vediamo se Ciaramella dalla panchina farà qualche cambio, se ordinerà qualche movimento tra il primo e il secondo tempo. Ma è ancora il Cosenza che attacca con Romano. Attenzione, zona tiro, anzi aspettato invece il taglio di Arcidiacono, poteva anche battere a rete Romano. Pallone che è sfilato via direttamente sul fondo, si è arrabbiato infatti mister Napoli. Ancora Locisano al rilancio. Sempre peggio questi rilanci di Locisano, mamma mia. Sasso perde palla, allora Romano. Romano a cercare Mosciaro sulla sinistra. Mosciaro tocca per Romano, ha fatto un grande movimento Arcidiacono che è sbucato alle spalle di Sparano. Arcidiacono in area, attenzione Arcidiacono,
palla sul destro, pensa al tiro, lo effettua, deviato, la palla rimane lì, un flipper, alla fine De Feo che si trova il pallone tra i piedi e può uscire dall'area di rigore. Cambia compagnia, ma il pallone di ritorno non va a destinazione e allora De Feo è costretto a commettere fallo, a mettere giù Salvino. Ci sarebbe anche il giallo dal regolamento. L'arbitro però grazia il classe 91. Calcio di punizione quindi per il Cosenza. Si è alzato Carbonaro dalla panchina. Potrebbe essere il cambio che ha in mente Ciaramella per la ripresa. Togliere uno tra Pingue e Sasso, anzi più Sasso forse, per creare un po' di pericoli perlomeno nella metà campo del Cosenza, visto che finora con l'inferiorità numerica la Bettipagliese ha tenuto più botta che altro. Sasso al rilancio a cercare Mallardo, l'anticipo è di Napoli, anzi di Parisi. Pallone in rimessa laterale, Famiano dietro per Follera. Non ci sono movimenti, allora Follera porta palla, è scattato De Feo, lo ha visto Follera, prova a servirlo sulla corsa, c'è Ciano che effettua la diagonale ad anticiparla. Arcidiacono va via su quella fascia dove c'è un buco, lasciato scoperto da De Feo, lo insegue però Pingue, alla fine gli leva palla, appoggio centrale per Panico, manda a vuoto la Pisarda, Panico si propone sulla sinistra, si butta in mezzo a tre maglie rosso-blu. Alla fine finisce col perder palla, poi Famiano in qualche modo a recuperarla sfruttando anche il fallo di Rapisarda, tocco di mano di Rapisarda. Panico prova a fare tutto da solo, Panico viene fermato in gioco falloso ancora una volta da Provenzano, va a cercare il fallo sistematico da Battipagliese. Sasso sulla destra verso Sparano, il cross è inguardabile però, pallone che termina fuori direttamente sul fondo. Due minuti al nostro cronometro alla fine del primo tempo, sempre Cosenza in vantaggio per 1-0. Il rilancio è di Franza, palla che supera la metà campo, tocca solamente il pallone Longobardi, non ci sono casacche però rosso-blu da quelle parti, c'è Fallora che può tenere palla, tocca la sfera verso Sparano, lungolinea verso Sasso che si è proposto, Sasso con l'esterno verso Panico tra le linee per Famiano, ha un po' di campo Famiano, può pensare anche al tiro, preferisce appoggiare a destra verso Sasso che vince un rimpallo, Sasso conclusione di sinistro, si arrabbia Peppe Mallardo che era lì in aria, strozzata la conclusione di Sasso. Saranno due i minuti di recupero, si è proposto Sasso, forse sarà lui ad andare fuori tra il primo e il secondo tempo. Al suo posto entrerà Carbonaro, queste credo siano le intenzioni di mister Ciaramella, sarà pronto puntualmente a smentirmi. Sparano tocca vicino verso Pingue, movimento di Panico, è arrivato De Feo sulla sinistra, l'ha visto, pallone però brutto, un po' corto, alla meglio Rapisarda, rimane lì in pressing alto Panico, ma esce, anzi De Feo, ma esce bene il Cosenza, palla al piede con Salvino, da questi per Romano, ritorna su se stesso, ma c'è il ritorno anche di Famiano, in gioco falloso su Romano, regola del vantaggio del direttore di gara, perché la sfera è arrivata tra i piedi di Varriale, da questi per Provenzano, lo scambia ancora con Varriale, tra le linee il movimento di Mosciaro, Pingue gli leva il pallone, e allora Mallardo va via di forza, Mallardo, sono tanti lì, ma Mallardo fa una bella giocata, prova ad andarsene da solo, un po' testardo Mallardo in questa circostanza, alla fine finisce col perdere palla e parte il contropiede del Cosenza con Arcidiacono, attenzione ad Arcidiacono, dentro per Longobardi, il destro deviato da Troisi in corner. Terzo corner per il Cosenza, dalla bandierina va Arcidiacono, 45 minuti 40 secondi, si andrà avanti fino al 47esimo, tre uomini in area per il Cosenza, che maglietta strattonata, l'arbitro è lì appostato, parte Arcidiacono, pallone dentro, Locisano blocca senza problemi, subito a cercare Panico, prova la giocata personale Panico ma gli leva palla però Salvino che tocca per Arcidiacono, si butta dentro Arcidiacono, attenzione dentro Romano in scivolata, c'è la chiusura di Troisi,
Ancora Cosenza però, con Arcidiacono, scambiare con Salvino. Nello stretto Arcidiacono viene fermato però bene da Pingue. Allora Panico ad aprire il gioco per Sasso, c'è un po' di campo, Sasso fa proseguire per Sparano, alla gamba giusta Sparano per andare via sulla destra, cercare addirittura il fondo, c'è solo Mallardo in area, il suo cross è deviato da Varriale. Qualcuno si lamenta di un tocco di mano, ma l'arbitro dice che si può giocare. Troisi in anticipo, Sparano non ci crede, allora perde palla. Mancano 15 secondi al nostro cronometro allo scadere dei due di recupero, dei due minuti di recupero. Sempre il Cosenza in vantaggio per 1-0. L'arbitro ha il fischietto in bocca e dice che va bene così. Finisce il primo tempo con il Cosenza in vantaggio per 1-0. Decide il gol di Mosciaro dopo 4 minuti. Batti Pagliese in 10 uomini per l'espulsione di Odierna. Ci sentiamo tra circa 10 minuti per il secondo tempo di Batti Pagliese Cosenza.